buonasera a tutti, sono io a ringraziare per questo invito particolarmente gradito, ringraziare la dottoressa Nodari, tutta l'organizzazione per questa significativa esperienza di riflessione e di incontro che viene realizzata in questo periodo ormai da alcuni anni. Sono contento di potermi anch'io inserire portando il mio contributo. Io ringrazio l'amministrazione comunale, il parroco, le suore, tutti coloro che in un modo o in un altro hanno contribuito a realizzare la possibilità di questa iniziativa. Qualche riflessione che provo a proporre anche in modo molto semplice, spero immediato, qualche riflessione che prima di tutto muove dalla esperienza, credo, della vita personale di ciascuno. La parola responsabilità questa sera è la parola che si coniuga con la parola fiducia. È, penso, immediato, intuitivo per tutti che la fiducia e la responsabilità vanno insieme. Autentica fiducia senza capacità di assumersi la propria responsabilità. Solo le persone che si assumono la propria responsabilità sono persone che possono dare effettiva fiducia. Sono due parole che proverò a coniugare, due parole che proverò a far interagire, partendo prima di tutto dalla parola responsabilità e cercando in un intervento che ho pensato in sei punti di poter offrire qualche riflessione minimamente utile in questo percorso sulla fiducia che in modo così interessante e significativo è stato proposto quest'anno. Parto prima di tutto dall'idea della responsabilità come una risposta. Noi abbiamo troppe volte in modo esclusivo l'idea che parlare di responsabilità voglia dire semplicemente riferirsi a qualcosa di ordine giuridico o di ordine politico o di altro genere. Credo che l'accezione della parola ci richiami a un significato più profondo che precede e dà sostanza anche al significato giuridico, politico della parola responsabilità. L'idea della responsabilità come di una risposta. Credo che oggi, e questo vale dal punto di vista esistenziale, personale di ciascuno, ma vale anche dal punto di vista sociale e politico, abbiamo tutti bisogno di recuperare il valore profondo dell'idea di responsabilità come una risposta. Come una risposta prima di tutto ad un appello che ci viene e che cogliamo nella nostra vita. Non si tratta di una visione arcaica o di una visione edulcorata, romanticheggiante. Sappiamo tutti che nella nostra vita, in questo tempo singolare, difficile, fatto di sentimenti contrastanti, sappiamo tutti quanto è problematico saper scorgere le voci. Perché le voci si presentano a noi in modo molto confuso, l'una si accavalla con l'altra, in modo misto. Eppure abbiamo bisogno di scorgere prima di tutto quella voce che rappresenta la voce significativa della nostra vita. La responsabilità è prima di tutto la risposta ad un appello che sento, quella risposta che sento di dover dare, ad un appello che mi viene dall'intimità, che mi viene dalla mia interiorità, che mi viene dalla capacità mia di rapportarmi alla vita che vivo, alla vita che mi sta intorno. Non si tratta di un rifugiarsi nel privato, non si tratta di cogliere semplicemente un aspetto quasi intimistico della questione, si tratta di qualcosa di assolutamente profondo che abbiamo bisogno di recuperare, altrimenti si parlerà con fatica di responsabilità e si parlerà con fatica di fiducia. La responsabilità è prima di tutto la capacità di scorgere una provocazione, un appello, una chiamata che è propria per la nostra vita, per la vita di ciascuno di noi, quella provocazione, quell'appello, quella chiamata che mi chiede una risposta. La responsabilità è la capacità di provare a dare una risposta.
Si potrebbero fare molti esempi che riguardano la vita personale. In questo punto iniziale di questa mia conversazione voglio di fatto richiamare prima di tutto oggi il valore ineludibile dell'ascolto. L'ascolto come una dimensione fondamentale della vita. Non c'è responsabilità, non c'è fiducia senza la capacità di ascoltare le voci della vita e senza la capacità di rispondere. Questo è, credo, il primo elemento che vorrei proporre alla vostra riflessione: la capacità di cogliere la responsabilità come quella dimensione attiva che è la risposta che ciascuno è chiamato a dare, che ciascuno sente di dover dare, che ciascuno prova il desiderio di dare. Non si tratta di una dimensione astratta, si tratta di qualcosa di molto concreto. Ciascuno di noi avverte che ci sono questioni nella vita che lo provocano, che la provocano, che la mettono in discussione, che la mettono in marcia. Ciascuno di noi sente forte un desiderio, sente che in certe circostanze non può non rispondere, sente che quella è la parola fondamentale per la sua vita. Questa è, diciamo, la prima caratteristica da recuperare nell'idea di responsabilità, una dimensione esistenziale, ma non esistenziale in senso chiuso, ma nel senso delle profondità dell'esistenza. Una dimensione che non ha, prima di tutto, dicevo, un carattere giuridico, un carattere politico, ma è quella dimensione che mette in gioco, ed è il secondo passaggio, la nostra libertà. Non c'è responsabilità senza libertà. La risposta che siamo chiamati a dare, pur nei condizionamenti che la vita porta con sé, è una risposta libera. È la risposta nostra propria, quella risposta che ci rende persone, quella risposta che fa sì che ogni esistenza possa essere considerata veramente tale. E ciascuno di noi lo sa che vi sono alcune grandi questioni in cui la propria libertà è stata chiamata in gioco e si è stata messa alla prova. Risposta, risposta libera. Seconda considerazione. La responsabilità è una risposta, la responsabilità è una risposta nella libertà. Ma una risposta nella libertà è sempre anche e soprattutto una risposta nell'ordine delle relazioni. Non c'è nessuna risposta che non si iscriva in un orizzonte relazionale. Quando parliamo di responsabilità, siamo portati sempre e comunque a pensare a dei profili formali della parola, mentre c'è un profilo più sostanziale. Io mi sento responsabile prima di tutto di qualcuno, mi sento responsabile prima di tutto di fronte a qualcuno, mi sento responsabile delle persone che mi sono affidate, un genitore si sente responsabile dei figli, un docente dei propri allievi, un presbitero della propria comunità, un sindaco del proprio paese. Prima di tutto io mi sento responsabile non di istituzioni astrattamente intese, ma mi sento responsabile di persone, delle persone mi sono affidate. L'autentica responsabilità si iscrive in una dinamica relazionale, è responsabilità come relazione. Sono gli altri che mi provocano e in questo e nella vita degli altri c'è la vita del mondo in generale, c'è la presenza di Dio, ci sono tutte le esperienze caratterizzanti. Responsabilità e risposta libera, nella libertà è risposta che sento di dover dare agli altri. Dove la parola responsabilità per troppo tempo si è caricata esclusivamente di una serie di, cioè ci ha richiamato alla mente sempre e solo una serie di pesi. La parola responsabilità in un qualche modo si è accompagnata nella nostra percezione sempre e solo a un peso da portare. Sono responsabile, dunque devo portarlo questo peso. No, la parola responsabilità è una risposta che certo in alcuni momenti è pesante, indubbiamente, ma che io ho scelto di dare e quindi come tale è una risposta che io do pur nella fatica, ma la do positivamente, si potrebbe dire gioiosamente,
se non fosse un forzare la mano, pure in certe esperienze, si dovrebbe dire e si potrebbe dire gioiosamente. È una risposta che io avverto di dover dare. Lì c'è autentica responsabilità, una responsabilità sostanziale. Cioè avverto una provocazione dalla vita, nella libertà scelgo, pur nella concretezza delle esperienze che sono sempre limitate, nella libertà scelgo, decido di rispondere e questa risposta mi pone sempre e comunque in relazione con gli altri, con quegli altri che in un qualche modo mi hanno provocato la mia responsabilità. Si potrebbero evocare naturalmente tante espressioni, tante immagini, tante idee di filosofi contemporanei, naturalmente, non provo nemmeno a farlo in questo momento, ma ciascuno di voi, anche alcuni per la propria esperienza e competenza, possono richiamarsi alla mente tante figure. È stato richiamato Jaspers, si potrebbe richiamare Levinas e così via, e tante altre figure del pensiero contemporaneo. La responsabilità è la risposta che io sento di dover dare alla provocazione che mi proviene dal volto dell'altro, da quelle persone che mi sono affidate, che sono con me, che sono davanti a me. E questa risposta, ed è il quarto passaggio del mio intervento, poi ci ritorno dall'inizio, questa risposta è una risposta che però non è fuori dal tempo. È una risposta che si caratterizza sempre per la sua intrinseca dimensione storica. È una risposta che noi diamo qui ed ora, la diamo in questo tempo. La diamo in questo tempo che è la nostra vita, in questo tempo in cui facciamo sintesi di passato, presente e futuro, in cui queste dimensioni si intrecciano costantemente, in cui l'attesa per il tempo che viene è segnata dalla memoria del tempo che siamo stati e dal presente in cui viviamo e dalla capacità di amare, dalla capacità di appassionarsi a questo tempo che è oggi. La responsabilità è prima di tutto lasciarsi allora provocare da questo tempo, perché non c'è responsabilità fuori del tempo. Nessuna persona, nessuna esistenza è fuori di un contesto, e prima di tutto la responsabilità nel qui e ora che la caratterizza è la capacità di rispondere a partire da un tempo, da un contesto, e quindi da situazioni sociali, economiche, culturali, sia personali che collettive, evidentemente. Ed è il quinto passaggio, la responsabilità del pensare, perché poi questo è il compito della filosofia, alla fine non c'è altro compito se non questo, se non quello di esercitare la responsabilità del pensare, cioè quello di provare a pensare questo tempo, a pensare le relazioni che in questo tempo sono caratterizzanti, a pensare il significato della libertà in questo tempo, a pensare la vita di ciascuno in questo tempo. La responsabilità del pensare, la responsabilità del giudizio, pensiamo ad Hannah Arendt, la responsabilità del discernimento, anche la responsabilità del sapere, no? Perché oggi diventa sempre più importante sapere. E infine, in questi sei punti che poi riprendo da un altro versante, la responsabilità non è mai vissuta da soli, non può mai essere vissuta da soli. In un qualche modo la responsabilità è sempre una forma di corresponsabilità. Non c'è nessuna responsabilità che è fino in fondo esclusivamente personale. Certo, siamo chiamati in certi momenti, ci troviamo anche, ci sentiamo completamente soli, ma al fondo il processo che va attivato è sempre più quello di una responsabilità che si fa condivisione, che si fa corresponsabilità. E qui si gioca la possibilità di costruire uno spazio nuovo di comunità, si gioca la possibilità di costruire uno spazio nuovo anche per la politica, una responsabilità che si fa sempre corresponsabilità, a partire da quanto detto. E allora, in questo senso, la domanda di questo incontro: che cosa con questo percorso ha a che vedere la fiducia, evidentemente?
ha a che vedere moltissimo, come ben avete inteso, diciamo già implicitamente da quanto dicevo all'inizio, non c'è responsabilità senza fiducia e non c'è fiducia senza responsabilità, evidentemente. Ma questo perché? Perché provate a far caso ad ognuno dei punti, di questi sei punti che vi ho elencato. Prima di tutto la responsabilità come risposta. Senza la fiducia non risponderemmo. Senza la fiducia saremo bloccati dalla paura. Ed è proprio questo il grande problema, vincere la paura. Vincere la paura è uno dei problemi più grandi a livello personale, ma anche a livello collettivo, a livello di gruppi. Vincere la paura, uscire da se stessi, avere la capacità di rispondere, di mettersi in gioco. Certo, c'è un margine di rischio sempre. Ogni volta che rispondi puoi sbagliare. Ogni volta che ti spendi, che ti metti in gioco, qualcosa può non andare bene. Ma bisogna vincere la paura. Ecco il rapporto, il primo rapporto tra responsabilità e fiducia. La prima forma di una responsabilità come fiducia. Lo sforzo, la tensione a vincere la paura che ci portiamo dentro. Ma quante delle esperienze della nostra vita sono esperienze segnate dalla paura, evidentemente. Ed è questo uno dei punti, io credo il primo punto su cui la responsabilità e la fiducia possono operare insieme in modo significativo. Non c'è responsabilità senza fiducia perché non si risponde se si ha paura. Io rispondo quando limito la paura, quando in un qualche modo vinco la paura che mi porto dentro. Ma vinco la paura che mi porto dentro se so fare i conti con il sospetto. Ecco la seconda questione. La risposta è risposta nella libertà, dicevo, no? Noi abbiamo maestri della filosofia del Novecento, penso a Ricoeur, per esempio, che ci hanno aiutato a fare i conti con il sospetto. Il sospetto attraversa la nostra vita, ma come fai a parlare di libertà? Le nostre azioni non sono forse già tutte prestabilite? Non siamo forse totalmente condizionati in ogni passaggio? Ma se anche esistesse lo 0,1 di libertà nella nostra vita, e ne esiste molta di più, avremmo il compito di saperlo vivere pienamente, di saper superare quel sospetto fatale che è simile alla paura. Avremmo il compito di saper aprirci oltre noi stessi. La libertà è certamente qualcosa di molto piccolo, anche di molto stretto in certi casi. Significa l'attraversamento di delle strettoie e tuttavia è quella piccola forza che però, diciamo, ci fa vincere paura e sospetto. Ed è fondamentalmente anche tutto questo legato alla relazione con gli altri, perché la paura e il sospetto si alimentano anche attraverso la diffidenza, un sentimento di diffidenza che attraversa gli altri, un sentimento di diffidenza che attraversa le nostre relazioni con gli altri. È un sentimento tipico. Ci sono pagine di Max Scheler già agli inizi del Novecento e la sua critica all'uomo borghese, in cui mette in evidenza quanto la diffidenza sia problematica nelle relazioni tra le persone. Ora, la fiducia non è ingenua, evidentemente. Parlare di fiducia non vuol dire essere ingenui. La fiducia non è illusione. La fiducia non è un sentimento a buon mercato o una vaga dimensione di vita, e tuttavia noi abbiamo bisogno di fidarci, abbiamo bisogno di far prevalere un senso di fiducia, di combattere la diffidenza che ci attraversa. Non è possibile rispondere, non è possibile rispondere nella libertà, non è possibile rispondere agli altri autenticamente se paura, sospetto e diffidenza attraversano le nostre vite. Questo
riguarda la vita personale certamente, ma riguarda anche un clima sociale. Ci sono dimensioni della vita personale, della esistenza di ciascuno, che hanno un riverbero sociale impensato. La paura non è un sentimento solo soggettivo, è anche un sentimento sociale che si diffonde. La diffidenza, lo sappiamo bene, è anche un sentimento sociale, e così anche il sospetto. E questo allora ha a che vedere con il nostro modo di rispondere a questo tempo. Se questo tempo ci provoca, se questo tempo chiede a noi di esercitare la nostra responsabilità, allora la fiducia ci insegna a vincere l'indifferenza, perché non c'è responsabilità se non si rompe il muro dell'indifferenza. Non c'è responsabilità se non si rompe quel senso di disfattismo che attraversa l'esperienza di questo tempo, quel senso del tanto ormai è impossibile cambiare, del tanto ormai la situazione è compromessa, del tanto ormai non c'è più niente da fare. Nella vita dell'uomo dire che non c'è più niente da fare è qualcosa che riguarda situazioni veramente estreme. La vita dell'uomo è inesauribile, si apre continuamente verso spazi di ulteriorità, verso spazi di novità. L'esercizio della responsabilità ci testimonia che è possibile continuare a vivere aprendo spazi di novità pur nella quotidianità, pur nella quotidianità delle esperienze di questo tempo. E la responsabilità del pensare è una responsabilità fondamentale in questo tempo, ed è la fiducia che anche attraverso la ricerca, attraverso il pensiero, attraverso il superamento dell'ignoranza, attraverso la trasparenza dei processi di pensiero, ma anche dei processi di vita, no? Attraverso la trasparenza è possibile costruire un tempo nuovo e una nuova società. Ci troviamo smarriti di fronte ai fatti di corruzione che continuano a segnare le cronache di questi giorni. E lì l'esercizio di responsabilità dove è andato a finire? Quale fiducia possiamo riporre? Allora c'è bisogno di un'inversione di tendenza, che è quella che nasce dalla responsabilità del pensare e del sapere, del voler sapere, perché la fiducia non è fiducia cieca, astratta, ma è fiducia che si fonda su processi di trasparenza, su processi attraverso cui io voglio sapere, voglio essere informato, voglio documentarmi. Quindi, nel mentre penso che si possa cambiare, questo esercizio non è un esercizio vago, ma è un esercizio che prende corpo nella responsabilità. Fiducia e responsabilità si sostengono, in questo caso reciprocamente come negli altri casi. E poi, responsabilità è sempre corresponsabilità. Pensate oggi al capitale sociale che caratterizza, sicuramente ne parlerete anche in prossimi incontri, al capitale sociale che la fiducia rappresenta, al capitale sociale che rappresenta per l'Italia l'insieme di quelle persone che continuano a fare la loro parte, l'insieme di quelle persone che continuano a lavorare quotidianamente e seriamente a portare il loro contributo alla vita di questo Paese. E non c'è forse un nesso strettissimo tra responsabilità, corresponsabilità e fiducia? È come queste persone che continuano a fare il loro dovere, continuando a fare la propria parte per questo Paese, in un qualche modo devono avvertire di più un senso di fiducia, il senso che cambiare è possibile e il senso che non sono persone sole, ma che ce ne sono altre che stanno vivendo lo stesso esercizio di corresponsabilità e di responsabilità, evidentemente. Questo è fondamentale per lo sviluppo di questo tempo. La responsabilità non è senza fiducia e la fiducia non è senza responsabilità. E da questo punto di vista, aver fiducia allora significa effettivamente
compromettersi, dicevo prima, ma aver fiducia significa anche contemporaneamente immaginare un modo diverso di pensare e un modo diverso di parlare e di dialogare. Perché c'è la fiducia dell'agire, la responsabilità dell'agire, e c'è la fiducia che passa attraverso discorsi che sanno infondere fiducia. La parola esprime la realtà, però per certi versi la orienta, per altri versi addirittura la sostituisce in certi casi. E oggi noi abbiamo bisogno di parole di fiducia, non di pacche sulle spalle, non di discorsi vani, ma di parole di fiducia fondate sulla testimonianza di persone responsabili. Questo è il punto. Come fa a crescere la fiducia senza la responsabilità? Non crescerà mai, perché solo vedendo persone responsabili, persone che continuano a fare il proprio dovere, il proprio lavoro, a mettersi a servizio con libertà, solo così può crescere la fiducia. Solo vedendo persone responsabili, cioè persone che hanno saputo dare una risposta e possibilmente una risposta appassionata. E quindi sono queste persone che rappresentano quella scorta di fiducia, quella riserva di fiducia, che è il patrimonio più prezioso della vita del nostro paese. Quella riserva di persone responsabili grazie a cui questo paese continua ad andare avanti. Ecco, questi sei punti volevano essere in modo breve un piccolo percorso tra fiducia e responsabilità, per invitare fondamentalmente a pensare in modo diverso la responsabilità, a pensarla con il suo tratto relazionale, la responsabilità come la capacità di lasciarsi interpellare dalla vita, come la capacità di lasciarsi interpellare dagli altri, di saper rispondere con fiducia, aprendosi con fiducia oltre se stessi. E c'è un'ultima considerazione con la quale vorrei concludere, è l'ultima considerazione di questa breve esposizione. E la riservo fondamentalmente, in modo particolare, ad un aspetto che viene non sempre adeguatamente messo in evidenza. È il rapporto tra queste parole e la parola speranza. La parola speranza è ancora più problematica, perché se sulla parola fiducia è facile, diciamo, già esprimere i propri dubbi e dire: ma io non ho fiducia di nessuno, non ho fiducia, forse ho fiducia in me stesso. La parola speranza poi è ancora più problematica, perché viene ancora più facilmente rigettata e lanciata via come semplicemente la più magra delle illusioni. Chi vive di speranza, in fondo, secondo alcuni, non vive di niente. In realtà la speranza è la trama resistente della vita delle persone, e chi ha la speranza più grande è quello che vince sempre. Nella vita vince chi ha la speranza più grande, la speranza più tenace. Ed è questo un nesso che andrebbe ulteriormente approfondito, quello tra speranza e fiducia. Il pensiero novecentesco ha spesso posto in contraddizione questi termini. Penso per esempio ad alcune riflessioni di Hans Jonas, piuttosto critico sulla speranza, e anche riflessioni in cui insiste addirittura sul valore euristico della paura, cioè sul fatto che la paura è importante, che se non abbiamo veramente paura non cambieremo mai. In realtà è vero per certi versi questo, che abbiamo bisogno di paura. Lui si riferisce ai disastri che, pensate a tutti i disastri, terremoti, alluvioni o altro, certamente ci mettono paura e in qualche caso provocano forse un comportamento diverso. Ma non è più significativo pensare che è una speranza più grande che ti fa cambiare veramente? Non è più significativo pensare che la responsabilità e la speranza non si oppongono? Perché c'è una responsabilità fondata sulla speranza, e c'è poi anche una responsabilità fondata sulla disperazione, che alla fine non regge.
perché la responsabilità di chi è solo, di chi dice io faccio la mia parte, nessuno la fa, non si cambierà mai niente, eppure io continuo a fare la mia parte, alla fine non riuscirò più a fare la mia parte, perché rimarrò talmente solo, mi sentirò talmente solo. Invece è importante costruire una speranza più grande. Credo che la speranza metta in connessione la responsabilità e la fiducia. Si potrebbe riflettere, pensate al dibattito tra Bloch, tra Ernst Bloch e Hans Jonas, pensate a riflessioni come quelle di Günther Anders, si potrebbe naturalmente per qualcuno interessato in modo più filologicamente, diciamo, approfondito, fare moltissimi riferimenti. A me basta, per concludere, sottolineare solo questo, che solo una grande speranza aiuta a vivere con fiducia e a reggere dal punto di vista della responsabilità. Grazie.